Αυτό δικείο. C'è qualcuno? Cinzia? Avvisi tu? Ciao Katia, ciao Cinzia, benvenute, ciao Virginia, ciao. Benvenute, benvenute nella mia cucina ragazze. Ciao Marisa! Su, 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 su! Ciao Leti! Ciao Rossella! Avete preparato tutti gli ingredienti? No, 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 aspetta. Ti dico io quando mangio più. Ciao Romina! Perché ai pranzi di famiglia si mangia sempre così tanto? Quelle che i nostri parenti mettono in tavola non sono porzioni umane, ma bovine! Bisogna avere quattro stomaci con i ruminanti per mangiare e digerire tutta quella roba che di solito prima di essere cotta era ruminante anche lei. Dai, ditemi se possiamo iniziare! Se c'è Emanuele o Annalisa, le taggate le altre ragazze? Ditemi, ditemi. Per non parlare del secondo, un immancabile pollo con i peperoni di contorno. Ciao Liliana, facciamo la pasta e patate con la scamorza. Ok, tranquilla Rossella. Ciao Anna, ciao Assunta. Vediamo, vediamo un po', mi sposto un attimo. Grazie Manu e Rossella. Ciao Silvana. Che dite, possiamo iniziare?
Ciao Virginia. Ciao. Dammi il via, Cinzia, quanto posso, eh? Ciao Miranda. Ciao Franci. Ok, Cinzia. Ciao Giusy. Buongiorno Silvana. Franci, che mi stanno bene i capelli. Mi lavo le mani, eh. Ciao Stefa! Christmas again in my heart. No, no, Tony, che male sposto qua. Beh, ragazzuoli, io spengo la musica e così iniziamo, ok? Vai, vai. Ok, perfetto. Iniziamo, ok? Ci alziamo le manichelle della maglia. Allora, oggi prepariamo una bella pasta e patate con la scamorza nella nostra fantastica pentola quadrata, ok? Questa casseruola è una pentola quadrata in alluminio alimentare purissimo certificato, ok? Non è una semplice, diciamo, uno dice quadrata, non si può fare tanto, no, si può fare dal fritto a una bellissima lasagna che viene più strati, ragazze. Poi è rivestita in antiaderente con polvere di minerale, ok? Quindi è il top, è alta 10 centimetri. Ed è grande 28, con il suo coperchio 30, con il coperchio 30, ok? Il coperchio quadrato non è quadrato, più che altro è quadrato, si adatta bene sulle nostre pentole o sulle vostre pentole tonte. Guardate, ecco, questa è la pentola 28, questa è una pentola 28, il coperchio è 30, e ci va perfettamente, ok? Guardate, ok. Io inizio con la nostra preparazione. Abbasso un pochino così mi potete guardare quello che faccio. Ci vedete? Ok, io già sminuzziato un po' di patate, vi faccio vedere con il nostro coltello, ok? Vi spiego dopo, se siete interessati vi dico come averlo questo coltello. Chi è che la sta facendo con me la ricetta? Chi la fa con me? Chi la fa insieme a me? Sminuzzo un po' di cipolla. Ok, perfetto. Vi faccio vedere.
metto la cipolla, ok, un filo di olio, ok, tutto quanto, vado a mettere sul gas. Ok, fiamma normale, metto su il coperchio, venite che vi faccio vedere con me. Grazie Rossella, grazie. Allora, nella pentola ho messo giusto un pochino di olio, all'interno faccio entrare un po' di le mie patate e le faccio andare leggermente, ok? Romina! Ciao Palma! Ok, faccio andare un po' le patate leggermente, le faccio un po', che dire, poco poco rosola, ma poco, leggermente, quando giusto la cipolla. Prendo intanto la pasta. Mi ero dimenticata di prendere la pasta, ok. Io normalmente uno può mettere a piacere o i pomodorini, ok, o un po' di salsa. Io preferisco i pomodorini, metterle dentro, così ce li mettiamo, ok. Vi faccio vedere, vediamo un po' se riuscite a vedermi, come faccio. Ok, penso di sì, penso che mo mi vedete, vero? Vedete? Come taglia? Il coltello è fantastico, il nostro coltello si può avere un contributo di 4,90 € con l'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto della nostra linea. Ok, al momento ci sono delle bellissime promozioni, come la quadrata dove sto cuocendo adesso le nostre patate. Ragazze, non ve la fate sfuggire questa promozione, perché è una promozione fantastica. Scade, cioè, o meglio, le nostre promozioni tutte quante scadono il 31, però questa è capace che ci avvisano oggi che verrà tolta, perché esaurimento scorte, ok? Quindi non pensateci molto, fatela bloccare il prezzo, in modo che, come in modo che voi potete avere la pentola quanto desiderate. Scegliete voi il mese. Ecco, metto un po' di pomodorino, sentite? Ok. Faccio andare un altro po' e chiudo. Ok. Vi dicevo, non aspettate a bloccarvi il prezzo, perché la promozione è questa della pentola quadrata col coperchio quadrato 28, diametro 28, alta 10 centimetri, non ha la spedizione, quindi non pagate le spese di spedizione, ragazze. Quindi fate una cosa, chiedete alla vostra consulente, se non avete una consulente rivolgetevi agli amministratori del nostro gruppo, così che vi indirizzeranno loro stesse a una consulente più vicina a voi, in modo che vi faranno un ordine e la potete richiedere fine gennaio,
fine febbraio e perché no anche i primi di marzo la potete richiedere. Il mese per ricevere la pentola lo decidete voi. È una pentola versatile, ci fa di tutto, la frittura a immersione, si ci può friggere in questo periodo ciampelle, turdiggi, di tutto e di più. Potete fare una semplice, la frittura come la fate in un'altra, altre padelle la potete fare in questa pentola. Le lasagne potete farci, perché no, ci sono delle nostre consulenti che ci hanno fatto i dolci. Ci hanno fatto, io personalmente quando facevamo i corsi lì in ufficio, che noi organizzavamo i corsi, ci ho fatto anche dei dolci, dei bei pantispà con tante cose. Si ci può fare di tutto e di più. La pendola ha un bordo di 4 mm, ha fonto radiante alta 10 cm, come vi dicevo, pendola ecologica con non PFAO, non piombo, non cadmio e niente nickel all'interno, ok? La pentola viene, o meglio, il coperchio costa 69,90, la pentola viene data in regalo, ok? Quindi non ha la spedizione questa promozione qua, va bene? Altre domande, ragazzi, avete domande da farmi? Nel frattempo mi taglio la provola. Ditemi se avete qualche richiesta. Domani ci sono di nuovo io. Faremo il cotechino con le lenticchie. Sì, perché no? Perché non me la ricordo, Marisa? Certo che me la ricordo. Per dire, una delle mie ragazze ci ha fatto la ciambella, non aveva ancora il kit forno. Quindi, che vi dico? Che ha fatto una ciambella proprio in questa pentola qua. Se andate nelle foto del nostro gruppo, c'è la foto di Manuela Tufaro che ha fatto una ciambella in questa pentola qua. Venite che vi faccio vedere la cosa, che è ora di metterla la pasta, guardate che sta alzando. Ok, dare un altro pochino. Così e vediamo un po'. Ok, che dirvi, ci sono altre promozioni della nostra linea che scadranno tutte il 31, ok? Quindi non pensateci tanto, prenotatevi la vostra pentola quadrata, ok? Apriamo la pasta. Io preferisco prendere la pasta questa mista, la pasta mista, ok? E ha una cottura di 8 minuti. Fra poco la mettiamo, nel frattempo mi apro un po' di acqua, così la vento. Sì, grazie, pasta e patate con la scamorza all'interno. Avete domande, ragazze? Ok, vi faccio vedere che metto la pasta, ok? Vi porto qua sulla cucina, vi porto. Ok, perfetto.
li metto qua così potete guardarli. Ok. Rosa Luliano, la fiamma all'inizio l'ho messa media e dopo quando ha cominciato, adesso che devo mettere la pasta l'ho abbassata. Che fiori vuoi parlare, Cinzia? Ok, vi faccio vedere la fiamma che l'ho abbassata, lo vedete? È fiamma bassa, ok? Sì, Marisa, la cottura della pasta. Allora, per quanto riguarda la pasta normale e la pasta secca, vanno ogni 100 grammi di pasta, sono 100 grammi di pasta, 100 grammi di acqua. In questo caso io faccio mezzo chilo di pasta, metto mezzo litro di acqua. Bravo, è vero, Stefania ha fatto la crostata dentro questa pentola qua e gli è venuta bellissima, ok? Vi faccio vedere che metto la pasta. Ok, ho spento del tutto, guardate, ho spento il gas, metto la pasta, ok? L'acqua, sono, ok, questi sono 500 grammi di acqua, ok? Metto un po' di sale, ok? Ho riacceso il gas, faccio una mescolata per bene, ok. Se mi rendo conto che acqua ne usufruisce ancora, io me la preparo qua e l'aggiungo, ok? Perfetto, ed è andata. Sono le 12:10, mi confermate? 12:10, ragazze? Ok, perfetto. Allora, Silvana, sì, 5 bicchieri perché sono io, ho preso in un contenitore che è 400 grammi, quindi sono, va bene, più che bene. Ok, perfetto. Cinzia, i fiori di verdura, non l'ho capita, sinceramente. Ok. No, Rosa, con il riso no, il riso è diverso. Ogni bicchiere di riso, io ti calcolo bicchiere perché faccio così, ogni bicchiere di riso che tu metti, lo stesso bicchiere è doppia di acqua. Quindi un bicchiere di riso, due bicchieri di acqua. Ok, perfetto, Virginia. Giusto, Veronica, si realizza di tutto nella nostra pentola quadrata. E come vi dicevo, è in offerta. In offerta non ha la spedizione questa promozione qua, perché la nostra azienda, per chiudere in bellezza l'anno, ha voluto fare questo regalo. La pentola quadrata senza la spesa di spedizione. Quindi chi ordina adesso, anche che arriva fine gennaio, fine febbraio o i primi di marzo, non paga la spedizione, o che paga in contrassegno o la paga in online. Pagandolo online, vi dico, dovete pagarla subito, in contrassegno decidete voi la data, ok? Che dirvi, c'è l'opportunità di avere dei regali gratis con la nostra raccolta punti che in tante stanno facendo.
stanno facendo. Oh, stanno regalando tanti, tanti regali alla nostra azienda, tante persone che magari aderiscono a fare la raccolta punti. Chiedete alla vostra consulente di fiducia chi vi ha invitato in questo gruppo, così vi spiegano perfettamente come funziona il tutto, ok? Poi l'opportunità di lavoro non la daremo a tutti. C'è chi lavora con noi da anni. Io personalmente ci lavoro da 4 anni e mezzo e mi trovo benissimo, anche se a volte ho avuto un periodo di difficoltà e adesso invece vado alla grande, ho una mia squadra, dove ringrazio le ragazze che mi seguono. Ok, la nostra sta andando. Ciao Elisa. Dite, dite. Chi sta realizzando la cottura con me? Chi la realizza? Qualcuno? O avete preparato altro? Ditemi, ditemi. Vi faccio vedere che si sta alzando la calotta. Ah, di che? Ah, ok, va bene, Natalie. Dove sei arrivata, Natalie? Dimmi. Grazie, Manu. Natalie, dove sei arrivata? Vediamo se ti... Ah, è buona anche Stefania. Vi faccio vedere la calotta del coperchio che si sta alzando, perché io la sto facendo in autocottura, poi la faccio andare. Vedete che è quasi alta. Ok, perfetto, Natalie, dai. Ma come attacchiamo l'autocottura, cioè come si attacca la calotta, io vado ad abbassare Sì, Cinzia, giusto. Sì, perfetto, mi era sfuggita. Ok. Come diceva Cinzia, la cottura dei fori Venture va a cuocere a basse temperature, quindi come pure la frittura. La frittura non va ad alte temperature, non arriva al punto fumo, quindi tant'è vero che non si alterano neanche i sapori delle cotture. Le verdure rimangono belle verdi, e di solitamente quando noi andiamo a scaldare le verdure tutta l'acqua diventa verde, invece con il nostro sistema di cottura, proprio perché sono i fori di Ventura che hanno questa capacità, non cuocendo ad alte temperature elevate, i nostri cibi rimangono belli con le loro vitamine naturali e sempre attive, diciamo, è così. Non dobbiamo cuocere ad alte temperature elevate. Infatti, la mia pentola è a pentola media la fiamma, scusatemi, la fiamma è una fiamma media, non è elevata, tant'è vero che il fornello è quello più piccolo, non è il fornello grande. Adesso che si finisce di alzare la calotta, io vado ad abbassare, faccio fare 4 minuti di cottura con la fiamma accesa, fiamma bassa, e l'altro rimanente la faccio fare a fiamma spenta la cottura. Ok?
Vediamo un po' com'è all'interno, se c'è bisogno di acqua, e vi faccio vedere una cosa. Guardate, vado a mescolare un po', ok? L'assaggio un pochino di sale, se è buona, eh? Assaggio pure una patata. Ok. Allora, vi faccio una cosa. Se c'è bisogno di acqua, di aggiungere acqua all'interno, non c'è bisogno di aprire e mettere acqua direttamente. Io vado a fare questo, questa cosa qua, che così non altero proprio le cotture. E ho messo all'incirca altri 100 grammi, no, non ci sono 100 grammi di acqua, sono di meno, vedete? Ok. Vedete che la calotta mouse è impastata, un attimino solo, che si alza un'altra volta e poi vado a mettere a fiamma bassa. Vado, così poi mettiamo la nostra scamorza. Sì, il regalo baby, giusto Cinzia? Perdonami Cinzia, ma sono un po' emozionata. Potete avere, vi faccio vedere, il coperchietto baby. Eccolo qua, ce l'ho a portata di mano, eccola qua. Ok, questo meraviglioso gioiellino della nostra azienda. Non lo sottovalutate questo qua, perché anche se è piccolo, ma ben efficace. Ok, questo coperchietto qua si può avere in regalo a tutte le signore che ci presentano, o meglio, ospitano a visionare una nostra diretta, che ci sono tutte le settimane, in qualsiasi lunedì, il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato anche. Ormai abbiamo occupato tutta la settimana, invitando quattro persone a seguire la diretta e fornendo i nominativi e il numero di telefono delle persone che partecipano e visualizzano la diretta alla propria consulente. Questo viene dato in regalo. E se nella diretta delle quattro persone che la signora ospita c'è una vendita, la signora avrà anche il pentolino, che al momento non ho con me vicino e conservato. Ok? Quindi ospitate quattro persone a seguire la diretta. Chi segue la diretta verrà contattata in un secondo tempo, o subito dopo la diretta o dopo un paio d'ore, così verrà fatta una breve intervista, niente di che. Se decidete di acquistare, la signora che vi ha ospitato, oltre a baby, che il regalo c'è o non c'è la vendita, avrà il suo baby pentolino. Ok? Poi, a vostra volta, se volete fare una diretta, non dovete fare altro quello che è stato fatto con voi: invitare persone a seguire la diretta. Tutto qua. Ho spiegato bene, Cinzia? Pami, lo so che tu ormai lo usi sempre, ma tutte noi che abbiamo in casa il nostro baby lo utilizziamo. Ok, vado a vedere, che mi sa che dobbiamo chiudere la pasta. Ok, pulisco la telecamera.
Vado ad assaggiare, vi faccio vedere che assaggio davvero, eh. Vedete? Rosita, anche io ti dico la verità, eh? Anche io. Allora, io faccio una cosa, guardate, vi faccio vedere. Un attimino solo che la pasta che è metà cottura, quindi io faccio questo. Guardate, ci butto dentro la scamorza. Una leggera mescolata. Ok, questo. Chiudo e vado in autocottura. La fiamma è spenta. Sì. È classico con la possibilità di adattarci la modifica, giusto, Cinzia? Non ho letto la. Non vedo l'ora. Ma quando fuori esce il vapore, dai, fuori bassi. La fiamma è tenue. Esatto, sì, Mariella. Esatto, sì, Mariella Visco. Se non hai lo Smart Dynamic. Come esce il vapore, metti la fiamma a medio-bassa e fai la metà cottura, cioè prosegui la cottura tutta quanta a fiamma bassa. Se non hai lo Smart Dynamic, se hai il modello classico. Vieni, Pami. Il coperchio è 1810, esatto. Sì, Patrizia, è 1810 il coperchio. Prendo il piatto, così vi faccio vedere tutto. Natalie, a che punto sei? Non eri tu che facevi con me? Grazie, Cinzia. Sì, allora ragazze, anche alle cliente, tutte le cliente nuove. Brava Natalie, brava. Tutte le cliente nuove, noi vi consigliamo di seguire le dirette. Se non riuscite a seguirle, magari a visionarle poi in un secondo tempo, perché imparerete tanto, tanto, tanto sui nostri coperchi e sulle nostre pentole. Perché magari si può cadere in errore, anche a noi può succedere questo. Possiamo cadere anche noi in errori a volte. No, Marisa, allora se rimangono vaccati è perché non vengono asciugati subito, ma lavati e asciugati. Se si lascia l'acqua ad asciugare da solo si macchia, ma tutto l'acciaio è così. Vanno asciugati per bene con un bagno di cotone. Oppure si può usare il nostro Magic Formo che lava bene l'acciaio. Esatto, brava Giusy. Grazie, pure sulla nostra pagina le dirette ci sono tutte, quindi si possono visionare, se no chiedi alla consulente tua di fiducia. Bene, bene, mi fa piacere. Natalie, ciao Chiara! Sì,
Sì, chiaro, ogni tanto quando lo voglio sono dolce. È vero, no? Qua c'è mia sorella, quindi è in diretta che mi guarda pure lei, quindi te lo può dire che quando voglio sono dolce anche. Mi fa piacere, Anna. Anna del Vecchio, brava, brava. Viacal te lo sconsiglio. Olimpia, il Viacal te lo sconsiglio. Magari un prodotto per l'acciaio che usi solitamente, ma il Viacal no. Ciao Virginia, grazie. Bene, bene. Vado, vediamo, vediamo a che punto siamo, così si mangia. Ok? Venite, venite che facciamo una cosa, venite. La pasta è buona, non c'è bisogno neanche dei 4 minuti, perché secondo me è già buona. Vi faccio vedere. Prendo la cucchiaia di plastica per uso alimenti. Cinzia, lo vedi? Non è d'acciaio, mi raccomando, non usate i mestoli d'acciaio, o silicone, o in plastica alimentare, o massimo di legno, ok? Perché se no si rovinano le pentole. Guardate. Come fila. Che profumo, raga. Ok, vi faccio vedere che la togliamo. Completato. Vieni Virginia, vieni che ti aspetto. Ciao Barbara. Guardate che bella, ragazzi. Ok. Ed è pronta. Avete visto? Ok. Ragazze, che dirvi? C'è sempre un posto, Stefania. Che dirvi? Io ho terminato. Se ci sono domande, chiedete pure. Vi potete dirmi. Ci rivediamo domani alle 16 con un'altra diretta. Ci sarò sempre io. Vi aspetto domani in diretta. Va bene? Ciao Federica. Ciao Barbara, un bacio a tutti. Ciao, alla prossima. Mi raccomando, prenotatevi la vostra quadrata, perché al prezzo che c'è, senza le spese di spedizione, non la trovate.